diamo il benvenuto a due ospiti. Uno un calibro da 90 e l'altro facciamo da 80, prof. Vabbè. Facciamo un bel applauso a Paolo Maria Noseda. Allora, siamo molto grati perché è la seconda volta che diciamo è nostro ospite nella settimana dell'economia e questo non è proprio scontato, no? Per cui proprio siamo molto contenti di questa presenza e siamo grati anche al professor Laporta che nonostante quest'anno ci abbia traditi con in un'altra scuola, però è sempre bene, sono molto contenta insomma di rivederlo ogni volta che ci incontriamo, ci sentiamo anche spesso, quindi... esiste un'amicizia che va al di là di quello che è il mondo del lavoro. Allora, vorrei che fosse presentato il dottor Noseda dal professor Laporta perché credo che ci siano dei rapporti personali, insomma, che vanno anche lì al di là del mondo del lavoro. Ho guardato un curriculum che è a lungo minimo un'ora e mezza, quindi adesso il nostro prof Laporta ci proverà a sintetizzare. Ho visto dei grandi nomi e quindi prof provi a valorizzare lei il nostro interlocutore. Sì, il pezzo da 90 e buon lavoro a tutti. Allora, intanto nel frattempo buongiorno a tutti. La porta, sì. Ormai chi più chi meno, qualcuno mi ha conosciuto l'anno scorso e mi fa sempre piacere rivedervi. Paolo è un interprete di conferenza, laureato anche lui come interprete traduttore e diciamo che muove i primi passi nell'interpretazione per poi approdare proprio nell'ambito dei mass media soprattutto, no? E Paolo è conosciuto e poi se riconoscete la voce guardando che tempo che fa riuscite sicuramente a capire che è l'interprete ufficiale per quanto riguarda il programma Che tempo che fa, ma fa ovviamente anche altre diciamo così programmi che riguardano soprattutto Rai 1 e ci siamo conosciuti, lui era mio professore alla scuola per interpreti allo IULM e da di lì è nato un po' per caso, vuoi che avesse dei biglietti, ti ricordi? Avevi dei biglietti che per tempo che fa e li aveva regalati e quindi da di lì abbiamo iniziato l'amicizia. Poi ci siamo ritrovati tramite anche un altro mio collega che faceva l'università e che adesso ha scritto numerosi libri. E ovviamente anche un traduttore e interprete personale per diversi sì, un attimo arrivo perché per diversi, per esempio per Benetton, per Tronchetti Provera e così via e ovviamente siamo qui per mettere in risalto il fatto delle lingue, cioè nel senso che indispensabile oggigiorno nel mondo del lavoro è avere un livello di lingua accettabile per far sì che io mi possa muovere anche nell'ambito lavorativo. E ovviamente più il livello è alto, più troverò lavoro. E quindi, per intenderci, un interprete come Paolo o come qualsiasi altra persona deve avere almeno, io dico, un C2 lo deve avere. Quindi noi siamo, sì, sono tutti C2, il massimo. Su quattro lingue. Poi più ne sai meglio è, cioè nel senso che noi partiamo da noi siamo laureati in inglese e francese, poi nulla ci vieta nel corso del tempo di aggiungerne altre, cioè nel senso che io ho fatto terza lingua russo e ho fatto qualcosa di spagnolo, sicuramente non è il mio livello come inglese e francese per quanto mi riguarda, poi francese ancora di più rispetto all'inglese però, ma perché è una lingua che amo e quindi c'è anche un qualcosa in più, no? che è l'amore che viene trasmesso e che trasmetto anche ai miei alunni, perché una lingua un po' si sposa, è una compagna, perché ci devi lavorare, perché la devi nutrire, la devi sempre comunque rendere, essere sempre aggiornato in questo senso. E quindi va
cioè non è io lavoro dalle 8 alle 9, da, che ne so, dalle 8 all'1 e poi dall'1 chi se frega, io ho finito il mio lavoro e quindi la lingua la lascio lì anche per anni. Ma la devo comunque, perché la lingua è come una ginnastica, io l'ho sempre detto ai miei alunni. Cioè più io mi alleno, più divento, riesco ad avere dei buoni risultati e delle ottime performance sotto ogni punto di vista. Quindi io un attimo, dopo aver presentato Paolo, vorrei anche un attimo spiegarvi qual è la figura dell'interprete e poi dopo passo subito la parola a Paolo, che probabilmente ha delle cose molto più interessanti delle mie da dire, anche perché diciamo ha la sua veneranda età e la sua esperienza, sicuramente ha molto e tanto da dire, no Paolo? No, scherza. Bravo. No, io invidio molto. No, io invidio molto. Sì, assolutamente. Poi parliamo di comunicazione. Adesso non me ne vorrà Paolo. No, però è vero che comunque l'esperienza nell'ambito lavorativo è molto importante. C'è proprio un approccio diverso nell'ambito lavorativo, l'esperienza. E, quindi io vorrei prima di tutto fare un distinguo per quanto riguarda la figura dell'interprete e del traduttore. Allora, prima di tutto che cos'è un interprete, no? Cioè l'interprete può essere considerato di lingue, ma può essere anche un attore, no? Un interprete, e è colui che comunque veicola un messaggio, ok? Sia sotto il punto di vista linguistico, ma non solo trasmette sotto il punto di vista linguistico, ma trasmette delle emozioni, delle sensazioni, cioè che va al di là della lingua, no? Anche un attore, per esempio, deve trasmettere qualcosa, perché se non trasmette emozioni, diciamo, il film diventa sterile, no? E quindi diciamo che è un intermediario, come dice proprio la Trecani, che conoscendo oltre un'altra lingua, la propria, praticamente fa di intermediario. Cioè, infatti, no, c'era una vecchia scuola che diceva che chi traduce costruisce ponti, no? Perché è un tramite senza il quale, se io non avessi l'interprete, non potrei ovviamente capire un determinato discorso. E quindi diciamo che è una figura importante di rilievo all'interno, per esempio in una conferenza mi viene da pensare l'interprete, ma anche il traduttore, che è quello che si parla, che è quello che si occupa più di tutti della lingua parlata, e senza il quale io non riuscirei a capire. Ma è anche una figura che non è in risalto, cioè non la si vede ed è nascosta, ed è per questo proprio che ho voluto io anche fare questo, perché è un aiuto ma che non si vede, ed è per questo che volevo anche mettere in risalto questa cosa. E ovviamente io lavoro anche, come dice qua, per il tribunale, quindi diciamo che c'è l'interprete per i mass media, c'è l'interprete che si poi specializza in determinati campi. Io, essendo qua a Rimini, mi occupo anche, per esempio, sono, l'altro giorno mi hanno chiamato come traduttore in ambito giuridico in tribunale. Quindi quando, per esempio, ci sono delle cause, oppure quando ci sono dei processi, che ovviamente ci sono degli imputati che sono di origine straniera, viene chiamato l'interprete proprio per chiedere, e come facilitatore per chiedere cosa è successo, cioè come sono avvenuti i fatti. Ovviamente ci sono anche vari tipi di interpretazione, in base a che cosa? In base al numero dei partecipanti, in base alla location, e, tra virgolette, al luogo in cui avviene l'interpretazione. Diciamo che principalmente ce ne sono due importanti, che sono quella che la consecutiva, come vedete, è la simultanea. Allora, e
cosa cambia la consecutiva dalla simultanea? Allora, simultanea lo dice la parola stessa, no? L'oratore parla e l'interprete ascolta con l'orecchio tramite le cuffie ciò che l'oratore dice e poi ovviamente lo veicola il messaggio nella lingua ovviamente di arrivo. Quindi si parla di lingua attiva e lingua passiva, cioè nel senso per esempio dal francese all'italiano è una traduzione o un'interpretazione in questo caso in lingua passiva perché è verso la mia madrelingua. Poi lingua attiva verso la lingua straniera, dall'italiano al francese. Quindi diciamo che la consecutiva deve avere un pubblico abbastanza ristretto, non più di 10, mi viene da pensare non più di 20 persone o comunque adesso più che altro non è tanto il pubblico ma è questione di denaro. Quindi perché ovviamente la simultanea vuole una cabina, dopo vi spiegherò meglio, è costosa. Mentre la consecutiva, l'interprete è a fianco l'oratore, prende appunti per un determinato periodo di tempo, un intervallo di tempo che ovviamente l'interprete concorderà con l'oratore, può essere anche un discorso molto lungo, cioè può anche parlare per un quarto d'ora, 20 minuti, sì, in alcuni casi sì. Sì, c'era un interprete ad esempio su Radio 3 che aveva... C'è anche un mio video su YouTube dove io traduco Grossman. E Grossman è andato avanti a Genova per 20 minuti parlando. Ovviamente quando c'è una personalità non si può interrompere, quindi l'interprete deve basarsi sulle proprie abilità, sulla memoria, sulla presa degli appunti e riprodurre il discorso. Una sintesi? No, sì, nel senso che perché nella consecutiva c'è proprio una parte dove noi abbiamo, c'è un foglio diviso a metà che poi chi c'era l'anno scorso un po' aveva visto e con una sorta di presa di note attraverso dei simboli e quei simboli vogliono dire molto di più a volte di una parola. E quindi sta dietro ad un concetto, quello che noi dobbiamo trasmettere è il concetto. Se poi l'oratore parla con un determinato linguaggio è sempre deve essere rispettato, però non è detto che io devo fare la traduzione letterale di ciò che dice. La traduzione letterale alla scuola per interpreti non va. No, ma infatti anche ai miei alunni, quando l'anno scorso ero qui, io dicevo, io non voglio sapere parola per parola, ma quello che mi importa è che voi capiate il messaggio e lo sappiate rendere in un italiano che è odierno, cioè non che mi traducete il verbo come si usa per esempio in francese, che in italiano non si userà mai. E quindi è questo quello che per me è importante, cioè l'interpretazione, la traduzione deve essere target oriented, si parla, no? In teoria della traduzione, cioè che deve essere in un italiano fruibile, utilizzabile adesso e in base anche al pubblico che leggerà o ascolterà l'interpretazione. Ovviamente se siamo per esempio ad un programma su MTV utilizzerò un determinato linguaggio che sarà quello giovanile. Se sono a Rai 1, a che tempo che fa, non posso utilizzare un linguaggio molto molto giovanile, anche se oggigiorno un po' si tende anche a svecchiare un po'. Quindi diciamo che la consecutiva è la presa di appunti dove l'oratore parla per un determinato periodo di tempo che è stato deciso e concordato con l'interprete e poi dopo lo renderà in italiano. Molto più difficile la consecutiva secondo me della simultanea. Perché io sono vis-à-vis con il pubblico, mi vedono, io sono di fianco all'oratore e quindi c'è un impatto diverso, ok? Per quanto riguarda la simultanea, invece la simultanea io ascolto con le cuffie, quindi diciamo che sono all'interno di una cabina, non dovrei avere problemi di audio, a volte poi Paolo ce le racconterà, ci sono anche dei problemi di audio e quindi a volte è necessario leggere il labiale. Fantasia. La fantasia no, però anche la fantasia a volte forse.
non lo possiamo inventare. No, quello no. Però sicuramente, però leggere, però è una fantasia leggere il labiale. No, è una tecnica. Anche. Si impara a leggere. Adesso basta, time out. Va bene, comunque detto questo, quindi questi sono i vari tipi di interpretazione. Paolo ci spiegherà bene il suo lavoro, ho parlato anche troppo, mi ha detto la preside, quindi devo tagliare. Buona continuazione allora. Beva. C'è la televisione che non mi sente. Allora, buongiorno. Prima di tutto io vi devo dire che sono proprio felicissimo di essere qua questa mattina. La riunione che abbiamo tenuto l'anno scorso con i vostri compagni, forse qualcuno di loro c'è ancora, è stata una riunione bellissima per me e presumo anche per loro, perché erano contenti e mi hanno fatto un sacco di domande. Io oggi vorrei che la nostra riunione fosse il più interattiva possibile. Che cosa significa? Significa che io non mi offendo se alzate la mano, se mi criticate, se avete voglia di fare un commento, se volete una chiarificazione ad una cosa che magari io non ho espresso in modo sufficientemente chiaro. Allora, io oggi sono qua per spiegarvi che cosa ho fatto nel corso degli ultimi 41 anni della mia vita. Io mi sono laureato a 21 anni al Politecnico di Londra, facendo un corso di master, uno dei primi corsi di master in interpretazione che c'erano in Europa. Erano tempi diversi, voi stavate sulle nuvole insieme agli angioletti a ridere perché non eravate ancora su questa terra, io invece dovevo lavorare. Ho fatto un corso di preparazione all'interpretazione per il Parlamento europeo, allora si chiamava Comunità Europea, non Unione Europea. Ho vinto questo concorso e ho cominciato a fare traduzione simultanea al Parlamento europeo. Da lì poi, ovviamente, immaginatevi, cercate di immaginare che cosa fosse la situazione linguistica, commerciale, internazionale 40 anni fa, e immaginatevi che cosa è il nostro mondo attuale nel quale noi viviamo. Quindi io da 40 anni a questa parte mi occupo sostanzialmente di comunicazione, cioè di come mettere in relazione profonda due mondi, due anime, due situazioni diverse. Allora, perché sono qua oggi? Sono qua non tanto per fare pubblicità all'interpretazione, alla traduzione simultanea. Sono sicurissimo che voi sappiate benissimo di che cosa si tratta, l'avrete sentito in televisione, magari a volte sarà capitato anche di sentire la mia voce, oppure avrete assistito a una situazione anche banalissima per strada, dove un turista chiede a una persona dove andare, cosa fare, cosa mangiare, dove dormire. Ecco, è tutto altrettanto importante, cioè sappiate che la comunicazione, dalla banale domanda dove è il Duomo o come trovo un buon ristorante, all'interpretazione di tribunale che citava Alessandro prima, io per esempio sono perito del tribunale sia di Milano che di Roma, noi siamo penalmente e civilmente responsabili di quello che traduciamo. Vi sarà capitato di leggere ultimamente, l'altro giorno sul giornale, che ci sono problemi di traduzione per un certo faldone che riguarda la perizia tecnica del ponte di Genova che è crollato, che era stata fatta da dei periti di Zurigo, scritta in tedesco e non ancora tradotta in italiano. Ecco, quello è un documento probante dentro una audizione di tribunale. Quindi se viene tradotto in modo scorretto andiamo in galera. Cioè noi stiamo mettendo la nostra firma e quindi apponendo ufficialmente il sigillo che quella traduzione è stata fatta da me, io in quel momento divento penalmente e civilmente responsabile delle cose che scrivo. Ciò detto, non è tutto così terribile, ci sono anche situazioni divertenti, a me è capitato di sposare delle persone,
perché quando due persone di nazionalità diversa si sposano ci deve essere un perito che certifica che l'uno abbia capito cosa stia facendo l'altro. Anche non sempre è colpa mia se poi ci sono i divorzi, no? Ecco. Però si presume che due persone che si sposino sappiano che cosa stanno facendo, però l'autorità deve sancirlo in modo ufficiale questo. Quindi questo vi dice... L'interpretazione, per esempio, è assolutamente necessaria quando ci sono delle trattative internazionali e commerciali. Ci possono essere due aziende, una multinazionale e un'azienda italiana, che stipulano un contratto di concessione, di compravendita. Ci sono una tipologia di contratti commerciali assolutamente molto complicati e quindi che richiedono spesso e volentieri non solo una competenza puramente linguistica, ma anche una competenza legale, perché non so se sapete che il nostro sistema è fondato e basato sul diritto romano, quindi sulla legge degli antichi romani. Il sistema anglosassone, per esempio, è basato sui precedenti, cioè su quante sentenze sono state emesse su una certa problematica sulla base della quale poi si statuisce che tu hai ragione o torto. Quindi vedete, già lì sono due mondi completamente diversi che devono in un modo o nell'altro combaciare, capirsi, lavorare, poter lavorare insieme. Questo dal punto di vista commerciale. Noi oggi siamo qui a parlare anche in seno a questa iniziativa che la vostra scuola ha organizzato di indirizzo al lavoro, quindi questo è anche per dirvi che la conoscenza della lingua è uno strumento assolutamente eccezionale per riuscire ad avere quante più possibilità uno può sfruttare per non solo trovare un lavoro, ma trovare un lavoro che sia interessante, che sia remunerativo, non solamente dal punto di vista di quanti soldini ci mettiamo in tasca, ma dal punto di vista anche della soddisfazione personale. Perché vi posso garantire una cosa, non c'è mai uno stipendio che paga il sacrificio che una persona fa quando lavora. Sembra una frase molto retorica, perché si è troppo abituati al giorno d'oggi a fare sempre un bilancio, no? Pro e contro, benefici e problemi. Quando si accetta un lavoro e quando si inizia a lavorare è un po' come salire su un palcoscenico, è un po' come buttarsi a fare uno sport, quando tu ti butti giù da un aereo oppure per fare paracadutismo o fai deltaplano non sai proprio se atterrerai tutto intero. Quindi ci sono sempre tantissimi problemi in un'attività di lavoro che non sono sempre remunerati al quattrino. Questo per dirvi che quando deciderete l'attività che volete intraprendere nella vostra vita, decidete di fare quello che amate. E io vorrei farvi un po' riflettere su questa parola che è molto abusata, no? Qui ormai ci amiamo tutti, tutto è da... Ma la parola amare qualche cosa o qualcuno è molto, molto, molto importante, perché presuppone un'analisi molto profonda di ciò che si pensa e di ciò di cui si è convinti. Io dico sempre una cosa, e questo lo dico in modo particolare ai miei clienti ai quali mi rivolgo quando mi chiedono di imparare a parlare in pubblico, perché questa è un'altra delle attività che io faccio, quella di insegnare alle persone come parlare chiaramente, come esprimersi chiaramente in pubblico, che è un'altra cosa altrettanto importante rispetto a quella di conoscere e di sapere una lingua. Io dico sempre ai miei clienti, lei ama il suo lavoro? Perché se non si ama qualche cosa, cioè se non siamo convinti noi di quanto sia importante per noi stessi svolgere un'attività o essere in una certa situazione,
come facciamo a convincere gli altri? Se voi dovete vendere, se voi siete un rappresentante, un marketing manager o cose del genere, dovete vendere una cosa e non siete convinti della bontà di questa cosa, non riuscirete mai ad essere convincenti a vostra volta rispetto ai vostri clienti. Quindi scegliere ed amare quello che si fa è molto molto importante. Questo non vuol dire che non si possa e non si debba riconsiderare passo dopo passo ciò che si è fatto e ciò che si vuole fare. E mi spiego che cosa significa. 15 anni fa, 20 anni fa non esistevano i telefonini, non potevamo portarci in giro questo piccolo strumento che praticamente sta sostituendo tutte le nostre, quasi tutte le nostre facoltà pratiche e a volte anche mentali. Peraltro, Alessandro parlava prima dei costi della simultanea, una degli ultimi ritrovati, non so se lo sapete, è che è addirittura possibile ascoltare la traduzione simultanea attraverso il telefonino in questo momento, cioè ai convegni non vengono neanche più distribuite le cuffie per il pubblico, basta che voi abbiate un telefonino, vi scarichiate una app e con il vostro auricolare ascoltate la mia voce che fa la traduzione simultanea. Quindi immaginatevi i cambiamenti e immaginatevi appunto la capacità di adattamento che un professionista o un dipendente deve avere nel corso degli anni. In alcune università americane in questo momento le matricole universitarie hanno dei curricula scolastici che cambiano di anno in anno. Perché? Perché si presume che dal momento in cui uno si iscriva all'università, al momento in cui si laurei, le cose cambieranno talmente rapidamente che certune discipline, si parla in modo particolare di discipline tecnico-scientifiche, cambino a un ritmo tale che ciò che tu hai imparato 3 anni prima quasi non ti serva più. Allora uno dice non vado più a scuola. A cosa serve la scuola? Io mi auguro che voi, vista la vostra età, l'abbiate già capito a che cosa serve la scuola. Perché sennò ci sarebbero dei problemi, giusto? Ecco. La scuola è uno strumento importantissimo, benché, come tutti gli strumenti umani, non perfetto. E questo va chiarito da subito. E non è una critica la mia, anzi è una lode, perché bisogna fare anche un elogio all'imperfezione, perché l'imperfezione è quella che ti porta il dubbio, e il dubbio è quello che ti porta alla ricerca, e la ricerca è ciò che ti porta alla scoperta. Io ho lavorato molto con la dottoressa Montalcini, uno dei nostri premi Nobel, fantastica donna, fantastica ricercatrice, e lei diceva proprio sempre questo: non ci potrebbero essere assolutamente le scoperte scientifiche se non ci fosse la possibilità da parte dell'essere umano di avere il dubbio. Pensateci, io uno dei miei, diciamo, delle mie frasi preferite è che pensare è un esercizio gratuito, è ancora gratis, in un mondo dove noi quasi paghiamo tutto, quasi anche l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, no, perché l'acqua minerale la pagate, non è gratis. Ecco, in un mondo dove praticamente si paga quasi tutto, il pensare, l'attività del pensiero è ancora, grazie al cielo, gratuita. Questo perché ve lo dico? Per ricollegarmi all'importanza della scuola. Perché una scuola deve essere importante? Perché nella scuola una persona impara l'apprendimento e non c'è niente di più bello che riuscire ad andare a letto la sera pensando di avere imparato una cosa che la mattina non sapevi. Provate a pensarci. Io ve lo posso dire in tutta franchezza e in tutta onestà.
La cosa che mi ha permesso di essere qui oggi davanti a voi a parlarvi, contento di esserlo, è stato passare 41 anni della mia vita di lavoro scoprendo cose che non sapevo. E non c'è niente di più bello di occuparsi di comunicazione, se una persona è curiosa. Perché? E di interpretazione. Perché? Perché sapere una lingua è come, secondo me, aprire un sipario su una nuova situazione, su una nuova commedia, su un nuovo mondo, su un nuovo universo di conoscenza. Vi sarà capitato di andare all'estero. Quando andate all'estero è tutto nuovo. Sapete cosa faccio io la prima volta che arrivo in un paese che non conosco? Dai, provate a indovinare. Mangiare fuochino. Fuochino. Bere può essere pericoloso, ragazzi. Vado in un supermercato che è vicino al mangiare, giustamente. E chi è che ha detto mangiare? Bravo. Perché il bravo si merita un applauso. Perché il mangiare è un'attività primordiale, ma il mangiare è anche un atto profondamente culturale e profondamente politico. Pensateci. Si parla tanto, no, di politica, io non mi interesso, a me non interessa, lasciamola fare agli altri, ma ragazzi, la politica è conoscenza, la politica vuol dire conoscere la gente. Andate a vedervi, se siete curiosi, l'etimo della parola politica. Ha molto a che vedere con la gente. E per questo io, quando arrivo in un paese che non conosco, vado a capire come vivono le persone. E come vivono le persone si esplicita nel come una persona mangia, come una persona dorme, come una persona vive, come una persona intrattiene dei rapporti umani, affettivi e ufficiali, perché c'è una differenza fra le due cose. Se noi interpreti dobbiamo essere un ponte di comprensione fra due entità diverse, si presume che noi sappiamo di che cosa stiamo parlando, come le persone parlano, come le persone si esprimono, e riusciamo a trasporre, dando esattamente il senso e il significato del contenuto di un discorso, all'altra parte. Che è un po' quello che diceva Alessandro prima, quando parlava della letteralità di una traduzione. Una traduzione deve essere letterale, ma deve anche essere interpretata. E che cosa intendo per questo? Non è possibile che se una persona parla di cavalli io parli di buoi, perché hanno quattro zampe comunque, no? Allora, devo attenermi a quello che è il contenuto fedelmente, ritrasponendolo in modo che sia intelligibile per qualcuno che il contenuto originale non è in grado di comprendere. Che non significa fare dei voli pindarici. Significa, io per esempio, quando ho a che fare con la traduzione di uno scrittore, io spessissimo mi occupo dei viaggi promozionali che gli scrittori fanno per promuovere le loro opere. Allora, pensate a un artista. Non so quanti di voi dipingono, suonano la chitarra. Tu cosa fai? Dipingi? No, suoni? Disegni e suoni. O facciano altre attività artistiche, anche lo sport è un'attività che sconfina con l'arte, perché bisogna essere estremamente bravi per praticare uno sport come si deve. Sciare, nuotare, pattinare, correre, pensateci. Ecco, quando succede una cosa di questo genere, pensate ad uno scrittore. Avete mai scritto un libro? Fatelo!
fatelo. È un esercizio, scrivere un libro è un esercizio importantissimo. Perché? Perché accentra e calamita la vostra attenzione su un argomento. Che lo scriviate su un bullone, o lo scriviate sulla vostra fidanzata o fidanzato, o sulla vostra madre, o sulla vostra vita, è comunque un momento di attenzione estrema e di concentrazione estrema, perché è quando si mette nero su bianco la propria idea che si collauda se la propria idea viene capita da noi stessi in primis, perché se non vi esprimete chiaramente e rileggete una roba che avete scritto voi e non riuscite a capire che cosa avreste voluto dire, c'è un problema. Ma soprattutto quando uno scrive, lo fa per rendersi intelligibile, comprensibile nei confronti del proprio prossimo, degli altri. E quindi è un esercizio estremamente importante. Io consiglio sempre alle persone di scriversi un libro, che poi venga venduto, non venduto. Quelle sono considerazioni commerciali che nulla hanno a che vedere con l'esercizio interiore di scavare dentro la propria mente e il proprio cuore e capire chi si è. Pensateci un attimo. Se siete veramente sinceri e fate un esercizio di scrittura senza volere fare i piaccioni e piacere, compiacere il vostro professore o compiacere i vostri amici o compiacere il vostro pubblico, ma se siete sinceri con voi stessi, il vostro lavoro sarà un'opera d'arte. È questo quello che fanno gli scrittori. Gli scrittori famosi, gli artisti famosi, i pittori famosi, i musicisti famosi, non sono forse delle persone che sono riuscite a fare questo esercizio di sincerità nei confronti di se stessi e nei confronti degli altri. Ed ecco perché quando arriva Bono Vox sul palco, o Madonna, o chiunque altri, c'è questo fremito da parte del pubblico, c'è questa empatia che si crea, no? Fra chi sta sul palcoscenico e chi ascolta o guarda le persone che ci sono sul palcoscenico. Se un artista non è onesto, si capisce nel giro di 2 secondi. Provate a pensarci. Allora, se l'onestà intellettuale e se l'onestà è così importante nell'esprimersi, ritornando al nostro scrittore, se uno scrittore fa fatica per un anno, per 2 anni, per 3 anni, io per esempio ultimamente ho fatto una serie di incontri promozionali con Emmanuel Carrère, che è un grandissimo autore della letteratura francese, che vi consiglio di conoscere se non lo conoscete, perché ha scritto dei libri bellissimi. E questo signore, per scrivere un libro che si chiama Le Royaume, il regno, che è il percorso di una parte della sua vita, ha impiegato 12 anni. 12. Immaginate 12 anni impegnato sulla scrittura di una cosa, di un libro. È importante, no? È importante per chi ha speso 12 anni della propria vita facendo una cosa, fare in modo che questa cosa, questa sua opera venga capita, venga recepita e venga accettata dal proprio pubblico. Pensate un interprete che rovina questo discorso, pensate un interprete che non riesce a comprendere e a ritrasporre in un'altra lingua quello che l'autore vi sta dicendo quando vi sta spiegando il proprio lavoro, il suo lavoro. Una catastrofe. Parlavamo prima della dottoressa Montalcini, della professoressa Montalcini. Beh, ha passato anni studiando il DNA delle persone. Si è guadagnata un premio Nobel. Pensate il rovinare uno dei suoi discorsi con una brutta traduzione, con una traduzione imperfetta, con una traduzione che stimola
l'ilarità invece che l'attenzione. Perché è vero che noi siamo delle figure secondarie, no? Noi siamo quelli che stanno nel backstage, noi siamo quelli che stanno sullo strapuntino, che non si fanno mai vedere. Io lavoro da tanti anni in televisione, differentemente dalla mia amica Olga Fernando, mi faccio vedere poco. No? Olga è capitato appunto di stare sul palcoscenico e quindi di essere visibile, e insieme alla estrema meravigliosa professionalità del suo lavoro c'è stato anche un impatto mediatico, è diventata un personaggio, è diventato un po' il simbolo di chi espleta e fa il mio lavoro. Io sono sempre stato un pochino più timido, non ho mai voluto fare l'attore e quindi sono sempre stato un po' nelle retrovie. Però questo non significa che noi non dobbiamo avere la sensibilità di riuscire a ritrasporre un discorso adattandoci all'età, al settore, allo stile del discorso, alla personalità di chi noi traduciamo. Allora, perché vi dico tutto questo? Non sto facendo una lode particolare a chi fa il mio lavoro. Chi suona il pianoforte fa la stessa cosa, chi fa un'attività sportiva fa la stessa cosa, chi lavora bene in un ufficio fa la stessa cosa. Perché se ci pensate, le interazioni umane sono sempre quelle. Che vengano poi fatte su un palcoscenico, alla televisione, dentro un ufficio, in un'aula scolastica, ci sono emozioni, situazioni, interazioni che sono comuni a tutti. Ed ecco perché io credo stamattina di riuscire, insieme a voi e al vostro aiuto, di riuscire magari a discutere insieme di quanto importanti queste situazioni siano per fare in modo che le capiate, mi diate il vostro riscontro di questo livello di comprensione e le usiate al meglio nelle vostre attività di lavoro attuali e future. Perché non è che quando uno è a scuola non debba applicare questo tipo di abilità semplicemente perché fa lo studente. No, quando voi interagite con i vostri compagni, quando voi interagite con i vostri superiori, quando voi interagite con il resto della società, si applicano esattamente questo tipo di emozioni, situazioni, analisi e interazioni con il nostro prossimo. È molto importante questo. Vi dicevo tutto questo anche a proposito del mio lavoro con gli artisti. Perché? Perché quando io ho a che fare con un cantante, con un attore, con un manager, con chiunque eserciti un'attività di lavoro, ma anche, come abbiamo visto, un'attività profondamente umana, perché a me è capitato di sposare delle persone, ma vi sorprenderà sapere che sono anche finito in una sala parto a New York. Stavo facendo un convegno di medicina, c'erano 500 medici accompagnati dalle consorti a New York ad assistere a questo convegno di medicina. Una di queste signore era incinta e ha avuto un parto prematuro. A un certo momento suona il telefono della mia camera, era notte fonda, e mi dicono: senta, ma non è che possa venire giù perché c'è la signora tal dei tali. Abbiamo preso l'ambulanza, siamo andati all'ospedale del Village di New York e la signora ha partorito un bel bambino. Dopodiché mi hanno pure chiesto di diventare padrino, ma ho detto no, la sala parto mi è bastata, no? Però capita. Questo si riallaccia un pochino a quello che dicevo prima. Io non sono stato pagato per la nascita di quel bambino. Però è stato
un episodio di gioia, è stato un episodio che mi ha insegnato moltissimo in termini di che cosa? Di umanità, di aiuto e di una cosa importantissima, che è la generosità. Una persona nella propria attività di lavoro deve essere generosa. Io dico sempre che la stipsi fa male sempre, che sia cos'è la stipsi? Vada a cercare sul vocabolario. Che sia di cuore, che sia di mente, che sia di incapacità di dimostrare se stessi, il trattenersi e il non dare è sempre negativo. Quindi siate consapevoli di questo, siate consapevoli che nella vostra attività di lavoro futura, ma anche di studio attuale, è meglio dare che trattenere. Magari non vi pagheranno tutte le volte in cui voi date più di quello che ottenete. Ci sta. Non vi lamentate, perché comunque il dare oggi, domani, dopodomani, in un'altra situazione, vi porterà, uno, ad arricchire voi stessi, e questa è una cosa già positiva, ad arricchire gli altri, ad essere ricordati, è molto importante in un'attività di lavoro questa cosa, rifletteteci. Se io faccio una cosa particolarmente positiva, se io dico al mio cliente, guardi, questa clausola contrattuale forse andrebbe rivista perché secondo me qua ci sono delle situazioni non chiare, noi rivediamo questa clausola contrattuale e grazie a questo, questo signore firma un contratto e non viene, per esempio, citato in tribunale e il suo contratto funziona, quel signore si ricorderà di voi per tutto il resto della vita e quando avrà bisogno un'altra volta di lavorare chiamerà voi. E questa è la migliore delle possibilità che un professionista, un dipendente, una persona che lavora ha per fare che cosa? Fidelizzarsi. E fidelizzare il proprio lavoro. Che cosa significa questa parola tecnica? Significa semplicemente farsi ricordare. Si parla tanto in marketing, no, di fidelizzazione, la famosa loyalty in inglese, no? To be loyal, essere fedele a qualcuno, a qualcosa, a un prodotto, a un'azienda, a un marchio. Beh, non è nient'altro che farsi ricordare, perché pensate un attimo a alcuni brand, no? La Nike, che non ha più neanche il nome, ha semplicemente uno swoosh così. Che livello di fidelizzazione sono riusciti ad ottenere? Vi convincono a comprare dei prodotti che non hanno più neanche un nome? Nike è un esempio, ma ce ne sono tantissimi. Allora, anche noi possiamo essere oggetto di una fidelizzazione positiva, basata sulle nostre capacità. Ecco perché io all'inizio del mio discorso vi ho detto, dovete fare le cose che amate. Perché se non amate le cose che fate, non riuscite a convincere. Se non riuscite a convincere, non riuscite a fare in modo che il vostro datore di lavoro pensi, ah sì, devo chiamare Giovanni, oppure devo andare da Maria, oppure devo rivolgermi a Renato per questa roba qua, perché mi ricordo che il mese scorso, 6 mesi fa, questo problema me l'ha risolto. E in ultima analisi questo si traduce in sicurezza, perché una persona che vi rispetta non sarà mai una persona che vi licenzia. Pensateci, se io vi rispetto io voglio stare con voi, se io non vi rispetto no.
E siccome voi vivete in un momento, si parla tanto, no? Facciamo una digressione, si parla tanto di questa crisi, ah, non lavoreremo mai più, non ci sarà più un'attività di lavoro, che cosa studiamo, non c'è motivo per cui noi studiamo, imparare non serve a nessuno. No. Ritornando alla funzione della scuola, la scuola ha una grandissima funzione di preparazione su quelli che sono tutta una serie di principi e di nozioni che devono essere principi e nozioni basilari per qualsiasi altra cosa voi facciate nella vita. Cioè, voi potete essere e diventare persone, per esempio, che brevettano un nuovo telefonino, ma questo nuovo telefonino viene da molto lontano. Pensateci, questo che sembra il gadget più moderno, più avanzato, viene da molto lontano, viene da una cultura, che è un'altra di quelle parole molto bistrattate, secondo me. Perché? Perché quando uno parla di cultura immediatamente gli viene da dire no, guarda, io ho meglio da fare, è una noia, sarà l'ennesima cosa di cui non mi frega nulla. Invece se voi pensate alla cultura non come a una cosa che sia totalmente avulsa dalla vostra vita, ma come una cosa che invece permea la vostra vita, è lì. Voi siete le spugne che si assorbono tutto quello che c'è intorno, allora capirete anche il perché, senza che io ve lo spieghi, che questo telefonino è il prodotto di una cultura. Questo telefonino è il prodotto di tutta una serie di persone che prima di voi sono state curiose, che prima di voi sono state attratte da una cosa che magari era stata assolutamente criticata dalla maggior parte delle persone che vivevano intorno a loro. E che però con la forza di volontà, con la determinazione accoppiata all'umiltà di volere conoscere. Ed ecco perché, per esempio, no, anche nel marketing si parla tanto di questo teamwork, eccetera. Pensate bene, io ho a che fare nelle situazioni aziendali con una serie di isole diverse. Io quando entro in un'azienda e devo tradurre una trattativa o devo accompagnare e affiancare un amministratore delegato, come l'amministratore delegato di Pirelli, per esempio, dove ci sono 52.000 persone in tutto il mondo che lavorano, e lavorano in campi, in situazioni, in paesi totalmente diversi. Non posso essere Leonardo da Vinci, non posso sapere tutto, no? Allora, la mia competenza sarà una competenza linguistica, culturale, perché vuol dire che io mi devo impegnare prima di tradurre a capire dove la mia traduzione sta andando, quale sarà il mio pubblico, chi ascolterà queste parole, chi leggerà queste cose. E dopo arrivano tutte le abilità tecniche che devono essere delle abilità acquisite, cioè le dovete prendere per scontate. Dovete averle, però parallelamente dovete essere così elastici, così flessibili da adattarvi a ciascuna situazione. Pensate bene, chi è un leader al giorno d'oggi? Quelli politici, i più pericolosi. Chi è un leader al giorno d'oggi? Chi è che mi dà una risposta su questo? Chi è un leader per voi? Una guida, una persona alla quale potete fare con fiducia riferimento. Che caratteristiche deve avere? Dai, non fate i timidi.
La mamma. Poi? Bravo. Poi? Il vostro compagno dice un signore che sa parlare, che trasmetta tranquillità. Uno che lotta per le proprie idee. Chi è un leader, una guida, una persona nella quale voi alla quale e nella quale riponete fiducia e alla quale siete pronti ad affidare la vostra attività di lavoro, la vostra attività di scuola, la vostra vita in ultima analisi, no? Mohamed Yunus, io l'ho tradotto Mohamed Yunus ed è un signore che io rispetto molto. Sapete chi è Mohamed Yunus? È colui che ha implementato il microcredito, cioè quel signore che ha dato fiducia alle famiglie e in particolare alle donne che in molti paesi sono, diciamo, le depositarie dell'economia familiare. Ha inventato un nuovo sistema di concessione di piccole somme in prestito in modo tale che queste persone riescano ad implementare delle piccole attività, reggersi con le proprie gambe e non morire di fame, che non mi sembra poco. Ecco, allora, lei che dice che Mohamed Yunus può essere un leader, venga un po' qua, che le faccio due domande. No, e ragazzi, dobbiamo essere interattivi un momento, no? Allora, non è che io sono il depositario della disciplina e della sapienza, ci sono anche i vostri compagni che... Adesso non c'è una sedia, ma c'è una sedia? Ecco. Allora, vieni qua, vieni qua. Ah, facciamo una... Vieni qua. No. Perfetto, siediti qua. Come ti chiami? Dennis. Bene, allora, Dennis ci ha detto, per me un leader è Mohamed Yunus. Perché? Perché, allora, intanto condivido le sue idee, quindi c'è una base che mi lega a questo personaggio, anche se non lo conosco minimamente. E, ha lottato... Beh, aspetta un attimo. Allora, tu dici, non dire e contraddire. Vedete che la comunicazione è importante. Allora, conosci o non conosci le sue idee? Se conosci le sue idee, qualcosa avrai letto. E, sì, abbiamo letto in classe, Ho saputo cosa ha fatto, per cosa è diventato famoso, perché ha vinto il Nobel per la pace nel 2006. E ne abbiamo parlato anche poco fa in un incontro, tra l'altro. E... Niente, dato che condivido le sue idee, ho visto ciò che ha fatto, come è riuscito a farlo e tutto, penso che possa essere considerato un leader. Ecco, allora, facciamo un passo avanti. Questa è una descrizione generale di che cosa è per il vostro compagno Dennis un leader, una guida, un signore al quale si può fare riferimento e sul quale si fa affidamento, giusto? Perché non è uno sciocco. Va bene? Allora, abbiamo dato una definizione generale, ma io ti chiedo, andiamo un pochino di più nel particolare. Quali sono, sulla base delle tue conoscenze, di quello che hai letto, hai saputo di lui, le caratteristiche che te lo fanno definire un leader? E l'avrai pensato, no? Cioè, se tu pensi, Mohamed Yunus è un figo, ci sarà un motivo. Tutto ciò che ho appena detto. Eh no, tutto ciò che mi hai appena detto sono delle cose generali. Io voglio delle cose, delle cose concrete, delle motivazioni concrete e possibilmente anche un po' succinte, di A, B, C, D. Perché è un leader? Soprattutto un'altra cosa che mi ha colpito è stata l'innovazione della sua idea. Allora, possiamo dire che una persona per essere un leader deve essere conscio di che cosa significa innovazione? Sì. Allora, un leader deve essere un signore innovativo, ok? Poi,
E, nonostante tutti, cioè tutti, le teorie economiche maggiormente conosciute contraddissero la sua idea, lui è andato avanti ed è riuscito nel suo intento, quindi questa è un'altra motivazione. Allora, come chiamiamo questa situazione dove c'è tutto il mondo contro di te, tu pensi una cosa e hai la forza di portare avanti il tuo discorso o la tua idea? Come la definiamo questa caratteristica? Determinazione. Io farei anche un passettino in più oltre alla perché no, non è solo una questione di determinazione. Hai contro tutto il mondo. Coraggio. Il leader deve essere una persona coraggiosa. Perché? Perché deve riuscire a contrastare e quindi deve anche essere una persona forte, coraggioso, perché deve contrastare a volte una ondata di critiche che gli viene dal resto del mondo. E poi? Non lo so, niente di più credo. Niente di più no. Tu hai saputo chi è Mohamed Yunus? Attraverso che cosa? Attraverso la mia professoressa d'inglese, lì presente. Allora, a parte l'applauso alla professoressa d'inglese, la mia domanda era informazione, no? Cioè, uno viene a conoscenza che esiste il nostro amico Dennis, perché il nostro amico Dennis è qua davanti a voi oggi. E voi da oggi non potrete mai più ignorare che non esista Dennis. E Dennis esiste. Che cosa è successo quando io ho chiamato... No, no, ma io sono molto serio, Quando io ho chiamato Dennis dal banco e l'ho fatto venire qua, che cosa è successo? In termini di comunicazione, che cosa è successo? Tra me e... Tra me, te e loro che sono il mondo. Qualcosa di inaspettato? No, è successo che io ti ho dato della visibilità, perché se tu fossi rimasto là sopra tu saresti uno dei tuoi tanti preziosissimi amici, ma lì tu hai avuto le luci della ribalta, cioè sei diventato un personaggio in questo momento, no? Cioè sono loro che adesso vedono te. Allora, un leader che cosa deve avere anche? Visibilità. E deve essere bravo... E qualcuno che gliela dia. Bravo. Un leader deve essere bravo ad essere, diventare visibile e deve riuscire ad essere così bravo da trovare qualcuno che questa visibilità gli dia. No? Allora, adesso, con un bel applauso, noi lo ringraziamo. Grazie. Dopo andrete a chiedergli gli autografi perché è diventato il personaggio del giorno. Vieni, vieni col microfono. E no, perché c'è la televisione di mezzo qua. No, 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 ma perché stanno facendo le riprese. No, non devo dire nulla di particolare, però Dennis è per sua natura proprio un leader, no? Ed è un leader, quindi casualmente, cioè non è casuale questo suo intervento, no? Ecco, e ha le idee piuttosto chiare e quindi lo dice anche il suo impegno all'interno dell'istituto. Quindi, ecco, allora, visto che ormai praticamente ti sei candidato per diventare il prossimo Presidente della Repubblica, io ti faccio tanti auguri perché è un bel lavoro. Io conosco il Presidente Mattarella e so quanto bravo sia. No, giustamente la tua professoressa ha sottolineato questo, no? Cioè, perché Dennis sapeva dell'esistenza di Mohamed Yunus? Evidentemente perché è un ragazzo intelligente, evidentemente perché è un ragazzo curioso, evidentemente perché è un ragazzo che non si ferma alla superficie, ma riesce a scavare un pochino più approfonditamente, evidentemente perché ha delle doti.
ha dei talenti. Attenzione, i talenti sono una cosa importante, ciascuno di noi ne ha. Bisogna trovarli. Bisogna trovarli e bisogna dare alle vostre possibilità la capacità di approfondimento, espansione, dettaglio. Cioè, dovete essere voi, non può essere nessun altro a capire dove, come siete bravi e in che cosa. I vostri professori o le persone che lavoreranno con voi o che vi circonderanno o che collaboreranno potranno solo fino a un certo momento indicarvi dove voi siete bravi, quali sono i vostri talenti. Per il resto è un esercizio che voi dovete fare da soli. Conoscersi non è semplice, conoscersi è il primo passo verso la comunicazione. Ecco perché, vi dicevo, il lavoro di comunicazione è un lavoro trasversale. Voi potete fare l'elettricista, il barman, l'astronauta, il professore, il manager, il commerciante, ma avrete sempre bisogno della comunicazione e avrete sempre bisogno di interagire con gli altri, di gettare questi ponti in modo tale che non solo voi siate capiti, che è il primo passo, ma siate apprezzati, siate ricordati. E allora, per tornare alle caratteristiche che un leader deve avere, un leader, non so se siete d'accordo con me, ma io potrei quasi dire che un leader è colui che riesce a tirare i fili e a fare in modo che una situazione apparentemente aggrovigliata, irrisolvibile, problematica, possa essere esaminata, gestita e risolta. Allora, dal che discende che cosa? Che non esiste più al mondo una figura di leader totalitario, di leader nel quale si incarnano tutta una serie, almeno nel mondo industriale non esiste, se non esiste nel mondo del lavoro poco esisterà, anche nel mondo, diciamo, del pensiero e della società. Non può più nella nostra società complessa esistere una persona che è la summa di tutto, che è bravo a pianificare, è bravo a eseguire, è bravo a trovare le cose nuove, è bravo ad andare nei mercati che non si conoscono, è bravo a gestire quelli che si conoscono, è bravo a guadagnare quattrini, è bravo ad amministrare il personale. Pensate quante sono le attività e che diversità di attività c'è dentro una piccolissima cellula che può essere un'azienda. Leonardo da Vinci è stato uno, no? È nato qualche centinaio di anni fa. Non mi risulta che ce ne sia ancora un secondo. È molto difficile che ci sia davvero una personalità omnicomprensivamente geniale. Allora, un bravo leader, chi sarà? Sarà una persona che è in grado di scegliere. Di scegliere dei collaboratori, cioè a me piacciono molto le parole che iniziano con co. Collaborare, lavorare insieme, non lavorare sopra, sotto, a destra, a sinistra, ognuno va per la propria strada, ma lavorare insieme per ottenere uno scopo. Se voi riflettete, un leader, una guida, una persona che sia in grado di fare progredire l'umanità è attualmente una persona che sia in grado di unire le forze, non di dividere queste forze.
Dennis ha fatto un esempio calzantissimo quando ha parlato di Yunus. Perché? Perché Mohamed Yunus non è che abbia inventato il cerchio. Pensateci bene, non è che abbia inventato una roba incredibilmente eccezionale. No, si è guardato in giro e ha detto: dove vivo io? Quali sono i problemi dentro la società nella quale io vivo? Che cosa posso fare come essere umano sulla base delle mie capacità per risolvere questo problema? Come posso fare in modo di reperire le risorse per risolvere questo problema una volta che io ho capito quale sia il problema? Ce la faccio a capire il problema da solo o ho bisogno di lei, di lei, di lei o dell'altra persona per risolverlo? Perché non ho tutte le informazioni dentro le tasche. E alla fine è successo, diciamo, il miracolo, no? Cioè è riuscito per la prima volta al mondo, andando contro tutti gli istituti bancari che non avevano nessunissima intenzione di erogare dei prestiti, magari a una signora che ha fatto la casalinga fino a ieri e che voleva mettere su un chiosco per fare il pane indiano, il naan. Dando fiducia è riuscito a ottenere una cosa meravigliosa che è l'indipendenza economica. Quindi siamo a livello di un sentimento, un'emozione, la fiducia, che riesce ad avere, a tradursi in un risultato pratico, grandissimo risultato. Credo che gli abbiano dato il premio Nobel proprio per questo. Proprio perché è riuscito con degli strumenti assolutamente non tradizionali, non ad andare contro le regole, non ha fatto una rivoluzione, ha semplicemente rimesso le pedine su uno scacchiere in un modo diverso. Ecco, la comunicazione, una buona comunicazione, è anche questo, è anche riuscire, appunto, come dovrebbe fare un bravo leader, una brava guida, a non inventare cose straordinarie o ciò che non c'è, ma prendere ciò che c'è e ritrasporlo in modo tale che sia ottimizzato, usabile, fruibile dalle persone che gli vivono intorno. Prendete tutte le manifestazioni dell'essere umano, le canzoni, l'arte, la poesia, l'abilità fisica. Non abbiamo inventato nulla, cioè il pentagramma è lì da qualche millennio, direi. Però quelle sette note vengono, passatemi il termine, mischiate in modo più o meno casuale, in modo più o meno fortuito a volte o voluto in altre situazioni, e da quelle miserevoli sette note vengono fuori le sinfonie, vengono fuori delle melodie che voi ricordate da centinaia di anni a questa parte. Non a caso Beethoven è stato scelto come inno nazionale europeo, no? L'inno alla gioia. Perché? Perché è una musica che evoca. Però nell'essere capolavoro è composta da degli elementi semplicissimi. Questo ve lo dico perché? Perché siccome ho avuto anch'io la vostra età, uno dei miei problemi quando io avevo la vostra età era, la fa semplice questo, cioè bellissimo, adesso mi metto lì, dipingo la Gioconda e divento famoso, non esiste al mondo, no? Cioè il problema che ha generalmente una persona giovane è che si trova davanti a questo mondo totalmente complesso, totalmente sconosciuto, che ti spaventa, perché diciamoci la verità, la complessità spaventa. Allora,
o crea dei dubbi, o crea dell'ansia, ancora peggio, perché quando uno è ansioso è quasi peggio che essere spaventati. Allora, come si risolvono questi problemi? Questi problemi si risolvono decomponendo. Pensateci, non esiste situazione, non esiste possibilità complessa che non possa essere scomposta in elementi più semplici. Ed ecco perché, per esempio, si studia la matematica. No? Anche per capire questi concetti. Serve tutto nella vita, perché ti serve anche imparare un sistema per decomporre una situazione complessa. Alla fine le equazioni sono un esercizio mentale per risolvere dei problemi e trovare una soluzione, partendo da una soluzione complessa, piena di parentesi, di numeri, di incognite e di cose. Questo è molto importante, secondo me, che voi lo capiate e lo capiate profondamente. Perché se capite questa cosa, immediatamente il 50% dei problemi che voi avete, vi accorgerete che potete non solo affrontarli, ma risolverli. E un altro compito della comunicazione è quello di aumentare il livello di consapevolezza, altra parola estremamente abusata in questo momento, rendersi conto delle cose. Vi faccio un esempio semplicissimo per spiegarvi che cos'è la consapevolezza. Ai miei tempi, quando si era bambini, c'erano le marmellate. Ogni tanto si fregava la marmellata, no? Cioè si metteva la manina nel frigorifero, si tirava fuori il barattolo, si mangiavano due cucchiaini di marmellata, si rimetteva il barattolo della marmellata nel frigorifero, poi si andava a giocare. Però guarda caso qualche adulto diceva: ma chi si è fottuto la marmellata? Nessuno diceva sì. Tutti a fischiare, a giocare al pallone, a destra, a sinistra, la marmellata non l'aveva rubata nessuno. Non si trovava il colpevole. Ma se tu la marmellata l'hai rubata e tu te li sei mangiati, i due cucchiaini di marmellata alle fragole, tu te lo ricordi, puoi anche non essere beccato, ma tu che lo hai fatto, te lo ricordi e te lo ricordi per il resto della vita. Giusto o no? Questa è la consapevolezza. Sapere le cose. Non è detto che debbano sempre essere palesate o che debbano sempre essere, come dire, no? Portate alla luce nel bene e nel male. Ma la consapevolezza è sapere di sapere. Anche le cose negative, anche le cose positive. Ma l'esempio della marmellata è più calzante, perché di solito i vizi sono migliori delle virtù, no? Ecco, mangiare roba fritta è meglio che mangiare uno yogurt. Quindi si ricorda generalmente tutto quello che è più sulla parte del nostro cervello, e il nostro cervello è molto importante. Non so quanti di voi si rendano conto che avere un'amigdala nella testa è una roba importante. Sapete che cos'è? No? Malissimo. Informatevi. Avete tutti un'amigdala nella testa. Amigdala. Sì. È quella parte del cervello che presiede la gestione delle emozioni. Quindi vi serve quando piangete, quando ridete, quando correte, quando camminate. È una delle cose. Noi conosciamo ancora pochissimo del nostro cervello e delle interazioni che il nostro cervello ha rispetto alle nostre azioni. Ma per esempio c'è un signore che si chiama Goleman di Filadelfia,
che si è molto occupato, tra i tanti, di studiare l'azione e le reazioni dell'amigdala umana. E vi stupirà sapere che questo signore viene usato da gente, per esempio, come l'Unicredit, che è una banca, e uno dice: ma cosa diavolo c'entrerà mai una banca con l'amigdala che abbiamo nella testa? E ve lo spiego. E ritorniamo alla comunicazione. Unicredit un po' di anni fa ha acquisito tutta una serie di filiali negli ex paesi, scusate, nei paesi dell'est, ex paesi satellite dell'allora Unione Sovietica. Acquisendo queste filiali, che dalla mattina alla sera sono diventate Unicredit, è equivalente a dire che il nostro amico Dennis oggi pomeriggio cambia i connotati e diventa un'altra cosa. Uno dice: com'è possibile? Sono 16 anni, 17 anni, 18 anni che vivo, ho un nome, un cognome, vivo con mia madre, con mio padre, adesso tu da domani mattina mi sbatti, mi dai un altro nome, mi dai un'altra identità e mi fai pensare di essere un'altra persona. Uno due domande se le fa, due dubbi gli vengono in testa. Allora, ecco come attraverso la comunicazione e lo studio delle emozioni a livello aziendale si riesce, per esempio, a facilitare l'inclusione e la fusione di situazioni che erano prima magari concorrenziali. Perché che ne sapete che a Lubiana non ci fosse una banca che era concorrente a quella che ti ha acquisito il giorno dopo? Pensate a quelli che stanno allo sportello della banca di Lubiana, che dalla sera alla mattina viene detto loro: no, ma guarda, adesso Toro Seduto, che fino a ieri sera era il tuo più acerrimo nemico, da domani è il tuo socio in affari. Uno dice: oh, ma dove siamo finiti? Attraverso l'implementazione degli studi che sono stati fatti sulle emozioni, sulle reazioni, quindi sul funzionamento dell'amigdala, Goleman ha messo a punto un sistema implementabile a livello aziendale per appunto spiegare a dei dipendenti delle situazioni che possono verificarsi al giorno d'oggi all'interno di un'azienda e che sono potenzialmente delle situazioni sconvolgenti. Possono essere potenzialmente delle situazioni che invece che portare a un accordo portano a un disaccordo. E voi sapete meglio di me che come succede in una famiglia o come succede fra una coppia o come succede in una società, in un paese, in una città, se si comincia a litigare è finita, no? Cioè non ci si accorda più. E allora c'è bisogno di capacità diplomatica, capacità negoziale, capacità di riuscire a accettare certi livelli di compromesso affinché tutte le cose e tutte le persone funzionino. Per fare questo, a volte occorre rivolgere la nostra attenzione e la nostra prassi anche all'implementazione di principi medico-scientifici che ci servono per conoscere noi stessi e per comunicare meglio. Voi siete sempre sicuri che tutte le cose che dite siano chiare, siano comprensibili? Cosa fate quando vi rendete conto che una cosa che avete detto o che avete scritto non è chiara? Risposta un po' marpiona questa, perché dire la stessa cosa con le parole diverse è come dire che gli angeli hanno un sesso, no? Cioè, bene. Cosa significa dire le cose con parole diverse?
significa spiegarsi meglio. Cosa devi fare per spiegarti meglio? No, studiare non basta. Allenarsi, studiare, vediamo chi offre di più. Stiamo parlando di chiarezza, eh? Cioè stiamo parlando di una frase che io vi dico che voi non capite. Alzate la mano e mi dite: Paolo, ma non ho capito. Di? Devi allenarti, devi esercitarti, siamo sul fuochino. È vero, quella lì è la strada, perché non necessariamente quando io dico una cosa che non è chiara, dico una cosa che non è chiara perché non ho le informazioni. Magari io la mia materia la conosco, no? Magari. Che cosa? Bisogna ripetere. Gli attori lo fanno, infatti. La mia amica Lella Costa, che voi conoscerete, no? Avrete sentito parlare di lei, è un'attrice. Lella Costa è specializzata in monologhi. Un monologo di Lella in genere dura 50 minuti. Sapete quanto tempo un'attrice come lei impiega per imparare a dire sulla scena un monologo di 50 minuti? Mesi di allenamento, 5-6 giorni a settimana, 4-5 ore a settimana. Mesi, sì. Perché, giustamente come diceva la vostra compagna, se voi volete essere chiari, voi dovete esercitarvi nella chiarezza e non semplicemente buttare tre parole su un quaderno e dire: ah, ma sì, ma tanto si capisce. No, perché a una seconda lettura, a una terza lettura, a una quarta lettura, a una quinta lettura, a una ventesima lettura, se lo leggete con il cuore e con la testa, troverete ancora delle cose da aggiungere o da togliere. Se voi riflettete su questa cosa e voi fate questo esercizio almeno una volta al giorno, fatelo con una frase. A me è servito tantissimo, per esempio, per le lingue che io ho imparato. Una frase banalissima, no? E poi la riconsiderate, poi ci pensate e dite: ma come posso io dire più chiaramente: buongiorno signore e signori, sono molto contento di essere qui oggi fra di voi? E uno dice: ma insomma, più chiaro di così, no? Eppure si può lavorare su questa frase, si può renderla più chiara, si può renderla più interessante, si può renderla più accattivante, si può lavorare sul tono, si può lavorare sul ritmo, si può lavorare sulla semantica, si può lavorare sulla sintassi, si può lavorare sulla quella che in gergo si chiama la delivery, cioè la presentazione. Si può lavorare su molti fronti. Non accontentatevi del primo risultato. Il primo risultato può essere una cosa meravigliosa, benissimo, rendiamolo geniale. Io mi occupo anche di pubblicità, no? E spesso lavoro insieme al team di creativi per trovare i famosi jingles, per trovare le definizioni di un marchio, che cosa un marchio rappresenta, come definire scusate, un prodotto. E se ci accontentassimo di fare una riunione e in 5 minuti decidessimo che sì, power is nothing without control, che è il brand Pirelli, no? Sapete quanto ci è voluto per tirare fuori questa frase? Ci sono voluti sforzi.
Se noi ci fossimo accontentati di dire, ah, Pirelli fa dei pneumatici fantastici, ok, ma non ci saremmo fatti ricordare. E non solo, poiché il brand è un brand internazionale, deve essere una frase internazionalmente capita. Cioè la deve capire l'esquimese e la deve capire l'australiano. Badate bene, non semanticamente e sintatticamente, perché le lingue cambiano, mentalmente, emotivamente, con il cuore. Deve essere universale in questo caso, no? Perché questo prodotto viene venduto in tutto il mondo. Allora, se voi vi abituate a non accontentarvi, a insistere, a pretendere da voi stessi un passo in più, voi riuscirete, per ritornare a bomba quello che ho detto una mezz'oretta fa, a non avere dei dubbi sul fatto che voi troverete un lavoro, che ci sarà qualcuno che avrà bisogno di voi, che i vostri talenti, cioè le vostre capacità, serviranno a qualcuno. Poi è altro argomento dove, come, quando e perché. Perché, per esempio, nella mia attività sia di interprete che di esperto di comunicazioni, io so che devo viaggiare. So che non posso avere un ufficio nella città XY, ma che devo essere pronto, per esempio, a venire a Rimini questa mattina, per esempio ad andare a Venezia domattina. E quindi questo presuppone anche che cosa? Una presa di coscienza, una consapevolezza di dover poi organizzare la propria vita secondo determinati parametri e secondo determinati binari, no? E essere pronti a fare questa scelta. E non lamentare questa scelta dicendo ah, se i miei clienti fossero più bravi, ah, se i miei clienti stessero tutti a Roma, ah, no, non è così. Non funziona così, il mondo non gira intorno al nostro ombelico. Sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo che tutto il mondo dicesse, no, ah, faccio tutto quello che vuole Paolo Maria Noseda. Non è così. E anche ve lo dico questo perché può sembrare una cosa molto scontata, ma non lo è. Perché poi quando si viene in genere chiamati a Venezia, a Roma, a Torino, beh, guarda caso, cioè, o a New York, o a Londra, o a Parigi, caspita, c'era il matrimonio del mio amico, oppure avrei dovuto andare ad allenarmi, oppure mamma mia, ma io avevo previsto di andare in palestra, ma no, ma io avrei dovuto uscire al bar con la mia amica. Dovete tenere in conto tutte queste cose, che sono delle cose importantissime dentro la vita produttiva di una persona. Perché noi siamo, amigdala insegna, degli esseri umani dotati di muscoli, di sangue, di forza, ma anche di cervello, ma anche di emozioni, ma anche di situazioni. Allora, il mio invito a tutti voi, ed è quello che io faccio, per esempio, quando interagisco con quelli che io chiamo i miei clienti, è prima essere assolutamente implacabili nei vostri confronti, fare un'analisi, cioè chi è Paolo, chi è Maria, chi è Giovanni, chi è Denis, e saperlo, sforzarvi di saperlo, senza il trucchetto della marmellata.
senza il trucchetto di dire sì, va bene, però dai, nel frigo, solo un cucchiaino, no, ma posso anche dire di non essere stato io. Perché poi sono tutte cose che... Sì. Domanda pertinentissima. Io ho a che fare con i personaggi. I personaggi sono per definizione personaggi, spesso costruiti. Allora, avendo a che fare con un personaggio, come faccio io da interprete a interagire con questo personaggio? La prima cosa che io faccio quando ricevo un incarico è informarmi. Cioè, la prima domanda che io ho fatto al vostro collega Denis quando parlava di Mohamed Yunus, ho detto, avrai letto, ti sarai informato. Allora, noi siamo fortunatissimi al giorno d'oggi. Nel mio lavoro di interprete io ho a disposizione Facebook, YouTube, le televisioni, i podcast, tutto quanto la tecnologia mi dà, che però non è sufficiente. Io allora devo vedere Mohamed Yunus, devo capire come parla, devo riuscire ad essere così psicologo e a volte anche un po' psichiatra e capire fra le righe chi è, cosa ha fatto, che tipo di uomo è, come si esprime, qual è il suo registro, cosa sta dicendo, qual è il messaggio che porta e poi informarmi su quella che è la sua carriera scientifica, la sua carriera di lavoro, le sue opere. Spesso io non traduco mai uno scrittore, un cineasta, un attore, senza avere letto il libro, senza avere visto il film, senza essermi documentato sulla sua carriera. Perché? Riflettete, perché? Uno, perché questo esercizio mi porta tutta una serie di informazioni su quella persona. Non ho avuto magari la possibilità di frequentarla perché è un personaggio nuovo che non conosco. Allora devo acquisire quante più informazioni possibili e quando ci incontriamo c'è una cosa prioritaria che io devo riuscire a creare. Potete pensare che cosa può essere? L'empatia, ma prima dell'empatia c'è un passo prima di arrivare all'empatia. Bravo, la fiducia. La fiducia non è uno slogan quando si dice che la fiducia è una cosa seria. Perché? Rifletteteci. Se voi non vi fidate di una persona, come potete interagire? Come potete lavorare? Come potete parlare? Come potete confidare un segreto, una cosa qualsiasi? E soprattutto, come potete arrivare al livello di empatia? Perché il livello empatico, ecco, è il livello che presuppone la messa in gioco dell'amigdala. Si arriva all'empatia partendo dalla fiducia. I vostri clienti, i vostri partner, la vostra famiglia, hanno bisogno di fidarsi di voi. E la fiducia deve essere conquistata attraverso la verità, attraverso l'umiltà, perché io sono solo una voce. Io ho scritto un libro che si chiama La voce degli altri ed è esattamente ciò che io reputo di essere per le persone nella maggior parte dei casi, la loro voce. Non è affatto una cosa da trascurare.
essere la voce di qualcun altro significa essere un pezzetto importante di quella persona. Appunto, ritorniamo allo scrittore che ha passato 12 anni di tempo per scrivere un libro, al regista che ha lavorato per un anno per fare un film, all'attore come Lella Costa che ha impiegato 5-6 mesi per imparare un monologo. Io per esempio ho lavorato con Dario Fo e ho tradotto il suo Mistero Buffo quando lui fece una grande tournée nei paesi anglosassoni in America Latina. Beh, è una grande responsabilità tradurre un attore come Dario Fo che presenta una pièce così complicata come il Mistero Buffo a un pubblico straniero. Quindi la fiducia è importantissima. Acquisire la fiducia del mio cliente è una cosa importante. Poi, come diceva la vostra collega, si cammina un passo avanti, si sale un gradino in più, si arriva all'empatia. Poi ci vuole un'altra cosa, il rispetto, sempre. Io devo rispettare ogni idea, qualsiasi essa sia. Io sono un veicolo di quella idea. Io non posso filtrare, io non posso correggere, io non posso emendare quello che i miei oratori dicono. Se non mi sento in grado, ed ecco che arriva l'umiltà altrettanto importante, di tradurre una cosa, lo dico. Non è una perdita. Ammettere i propri limiti non è mai una perdita. Anzi, se siete circondati da persone intelligenti, quando voi alzate la mano e dite scusami, questa cosa non mi sento di farla perché non credo di avere tutti gli strumenti per poterla fare nel modo ottimale, la può fare la mia collega, lo può fare il mio collega, dovrebbero rispettarvi. Pensateci. Dovreste meritarvi il rispetto degli altri. Fiducia, umiltà, empatia e poi che cosa? Che cosa secondo voi fa in modo che uno come me, per esempio, sia diventato amico di Bono Vox, di Madonna, di Patti Smith, di David Grossman, di Emmanuel Carrère e di queste persone qua? Il carattere, la voglia di fare, fuochino. Lì viene la stima e l'amore. Ritorniamo a Bomba. L'uno non è antitetico all'altro. Allora, io riesco a diventare amico vostro se ci vogliamo bene. Se non esiste una situazione di conflitto, no? Allora, noi lo chiamiamo amore, ma è la disponibilità ad aprirsi agli altri. È il sapere ascoltare. Una persona che ama è una persona che sa ascoltare. E spesso e volentieri ascolta il non detto. Pensateci bene. Quante parole ci sono dentro una frase, dentro un discorso, dentro una botta e risposta che voi non dite? Ma siete convinti che l'altra persona capirà. Questo è l'esercizio più difficile che un interprete deve fare, perché ci si basa sulle percezioni. La percezione che io posso avere di lei è che lei sia una persona amabile, simpatica, piacevole,
ma è una percezione. Io finché non mi siederò davanti a lei e la ascolterò, non potrò validare, verificare le mie percezioni. Giusto? Cioè, io la devo conoscere. Se non la conosco, le mie sono solo illazioni. Allora, perché io fidelizzo il mio cliente, il mio personaggio? Perché il mio personaggio, quando ritorna in Italia, dice io voglio lavorare con Paolo? Perché ripone la fiducia, perché c'è un livello di empatia e perché sa che viene ascoltato. Io infatti vado sempre nei camerini, mi siedo e la prima cosa che dico è: buongiorno, io sono Paolo Maria Noseda e sono a sua disposizione per occuparmi di tutto quello che lei avrà bisogno quando comunicherà con il suo pubblico. Parliamone. Che cosa vuole dire oggi? Qual è la cosa che le sta più a cuore che rimanga al pubblico televisivo, al pubblico del concerto, al gruppo di medici, agli avvocati? Qual è il suo messaggio? Cosa vuole dire? Cosa vi immaginate che succeda? Confusione. 9 volte su 10 anche i più consumati attori, anche i personaggi, ma non lo so, io voglio fare questo, ma non lo so. Quando si inizia una frase con un non lo so, vuol dire che le idee non sono chiare. Sono pochissimi i personaggi. Una è Patti Smith, per esempio. Patti, io la conosco da 35 anni, ed è una che sa esattamente quello che vuole dire. Non per nulla le sue canzoni sono delle poesie. De André era uno così, per citare un italiano, e poi anche, come si chiama l'altro, adesso mi sfugge, che ci ho lavorato tanto. Comunque, chi ha le idee chiare non inizia mai un discorso con ma non lo so. Allora, il mio compito è tranquillizzare. Bene, allora, sediamoci, parliamone. Sta presentando una canzone nuova, sta presentando un album nuovo. Mi dica lei, come l'ha messo insieme? Come l'abbiamo... Possiamo parlare di questo, possiamo parlare dell'altro, così si crea l'empatia che diceva la vostra collega. Così si crea un legame, così si crea un interesse, così si comunica. Allora possiamo limare un pochino più da questa parte, possiamo approfondire dall'altra, possiamo concentrarci su questo argomento, possiamo raccontare un aneddoto, possiamo dire invece cosa è stato davvero creare questa cosa, fare questo, vendere questo prodotto. Noi aiutiamo. Il mio ruolo è proprio, per rispondere alla vostra professoressa, quello di facilitare il fatto che un messaggio venga pensato, strutturato, esplicitato e tradotto in un'altra lingua. Posso intervenire? Sì, sì. Questo significa che non c'è nulla di assolutamente spontaneo e improvvisato, perché spesso negli interventi quali noi assistiamo quando ci sono degli attori sembra che tutto sia così improvvisato. Altra domanda pertinente: la vostra professoressa è una brava professoressa, applauso. No, poi però voglio anche le domande da voi, poi però voglio le domande, voglio vedere se vi ha insegnato bene. No,
improvvisare è una cosa assolutamente pertinente, ma non solamente nello spettacolo, anche nell'industria, anche quando si sta parlando di un contratto fra delle aziende, eccetera. Allora, la mia risposta sull'improvvisazione è: eh sì, sembra tutto, no, casuale, sembra tutto, e lo è da un certo punto di vista. Però ricordatevi che i più grandi attori non improvvisano mai. Vi fanno credere che quello che stanno improvvisando è improvvisato, ma nella loro testa... Allora, c'è un signore che si chiama Russo, che si chiamava Stanislavski, di cui io consiglio sempre la lettura dei suoi due libri, perché ha scritto un libro intitolato Il mestiere dell'attore in due volumi, che vi consiglio di leggere, perché se lo leggerete capirete che cosa significa parlare, che cosa significa esprimersi, che cosa significa diventare comprensibili per gli altri. Torniamo all'improvvisazione. Il fatto che io vada in camerino, o il fatto che io mi segga con lo scrittore, con il manager o cose del genere, a acquisire informazioni non significa che tutto sia preparato. Spesso, se vi è capitato, se non vi è capitato, ci sono i podcast, andate a vederli. Un'intervista di 20 minuti, per essere un'intervista che sia ricordata, non può essere un'intervista con una serie di domande già preconfezionate. Perché? Perché se io devo creare, come diceva la vostra collega, l'empatia con il mio pubblico, io devo rispondere a seconda delle reazioni. Cioè è come una partita di tennis, no? Io sbatto la pallina dall'altra parte della rete, la pallina mi ritorna, ma io non lo so se quello la schiaccia, se mi fa un lungo, se mi manda in angolo. Devo stare attento e reagire di conseguenza. E io 2 minuti prima non so cosa farà il mio avversario quando ributta la palla dall'altra parte. La stessa... Arrivo. Dica. Ma lei questo discorso se l'è preparato oppure lo stai improvvisando? Allora, io questo discorso lo ho preparato nella misura in cui sono 40 anni che faccio questo lavoro e ho acquisito una serie di informazioni, e poi c'è una percentuale che è, per esempio, la mia risposta alla vostra professoressa, la mia risposta a Dennis quando Dennis è venuto qui e ha parlato dei suoi interessi. E la mia preparazione di 40 anni nel settore della comunicazione mi permette in pochissimo tempo di avere un'empatia, diciamo una bozza di empatia con la vostra professoressa, e di ascoltare, perché voi avete visto, io l'ho chiamato qui, Dennis è venuto, si è seduto e io l'ho ascoltato. Sulla base del mio ascolto e della mia capacità interpretativa, ecco l'allenamento che diceva la vostra collega. Voi non riuscirete mai a fare canestro se non vi allenate nel campetto a continuare a fare i palleggi, giusto? Poi ci sarà l'atto artistico, creativo, geniale del buttare la palla nel canestro, del fare gol. Quello è il talento. Quello è la persona geniale che vede una situazione, si è preparato così tanto a quella situazione che appena arriva la palla in un certo modo sa e ha l'intuizione, ecco un'altra cosa molto importante, essere intuitivi, di dire se la butto di là faccio canestro, se la butto di qui gliela metto in mano al mio avversario. Quindi, per risponderle, non è mai una cosa univoca. L'esercizio deve essere allenamento, preparazione, critica, esame, acquisizione di informazioni e sapere in modo intuitivo quando fare ricorso a quelle informazioni che lei ha per rispondere. Le faccio un esempio molto semplice. Parliamo di lingue, no? Tutti quanti studiate le lingue. C'è
sempre una situazione in cui manca la parola, non conoscete il verbo, non conoscete quel sostantivo. Allora come lo traducete? Facendo scena muta? Cosa fate? Bravo, trova un altro termine, cioè con la sua conoscenza di cose che ha studiato e con la sua intuizione, per esempio, se lei non conosce il vocabolo tavolo, può pensare a un piano con quattro gambe e può dare già qualcosa che è più del silenzio. Se voi imparate a ragionare in questi termini, beh, passate gli esami. Per esempio. Però per tornare a questa cosa di come porre in modo naturale una situazione, vi faccio una confidenza. Se mi sentirete mai in televisione parlare, io più parlo lentamente, in modo accattivante, in modo tranquillizzante, calmo, senza nessuna apparente emozione negativa, più io sono nel guano. Perché? Perché, per esempio, a me è capitato più di una volta in diretta che purtroppo il fonico non funziona e mi toglie l'audio, e però il video rimane. E allora voi avete in diretta il vostro personaggio che va, continua a muovere la bocca, ma non sentite più nulla. Poche opzioni, o si chiude e si fa una figura da brutta, insomma, lo fa il regista, lo fa tutta la redazione, la fai tu come interprete, oppure fai come ho fatto io, previeni. Un'altra categoria di parole che a me piacciono, oltre a quelle che iniziano con il co, sono quelle che iniziano con il pre. Se riesci a prevenire, cosa fai? Un giorno ti siedi e dici, però se andasse via l'audio, io con cosa diavolo farei? In braghe di tela rimango, non se imparo la lettura labiale. E allora io ho chiesto che nella mia cabina venga messo un monitor dove ci sia sempre il primo piano del viso del mio interlocutore, in modo tale che se va via l'audio per n motivi, io riesca comunque a vedergli il viso e a vedere come si muovono le sue labbra. Tra l'altro mi serve anche quando invece l'audio c'è, perché la traduzione simultanea presuppone stare indietro qualche parola, perché io non sono un indovino, non posso sapere prima quello che lei dirà dopo, quindi la mia traduzione viene necessariamente con un certo lasso di tempo di ritardo, però se io la vedo, sono indietro quattro parole, la vedo sul monitor e lei, per esempio, io riesco a capire dalle sue labbra un certo verbo, so già come finirà la frase e allora me la immagino e riesco a ritrasporla in un modo più elegante, più spettacolare, più incisivo, e per ritornare a quello che diceva la vostra professoressa, in quel momento c'è una commistione fra la tecnica, quello che i greci chiamavano la tecnè, quindi l'allenamento, i piegamenti, quante volte io ho fatto le cose, e l'intuizione. Però perché si riesce a porre le cose in modo piacevole? Perché le persone non cambiano canale? Perché ci si è preparati molto? E perché ci deve essere una bravura da parte di chi le domande le fa, la bravura da parte di chi le domande le risponde, e deve essere, come dicevo prima, un gioco di rimando. Io faccio un passaggio a te, che fai un passaggio all'altro, il passaggio ritorna a me e viene fatto in modo piacevole. Viene fatto in modo che questo non interferisca con il contenuto. Vi sarà capitato, no, di sentire, ma non necessariamente un interprete, un oratore confuso che ripete le cose, che si interrompe,
che non quaglia, non so, non vi dà questa fiducia che stia dicendo delle cose che sono davvero delle cose nelle quali crede. È la cosa peggiore che possa capitare alla comunicazione, questo, perché si interrompe un circuito. È come se qui improvvisamente si spegnesse tutto e questo microfono non vi portasse più la mia voce. Sarebbe una condizione di disagio, e la comunicazione non può per definizione portare disagio. Non so se siete d'accordo. Io adesso però, al di là di tutto, aprirei un po' alle vostre domande, perché qua fino a questo momento le domande le hanno fatte i professori. Dica. Voleva chiederle se magari il processo gestorale possa essere sicuro anche dai nostri interventi. Allora, no, le ripeto perché c'è anche la televisione. La domanda della collega era: non so se il suo ruolo può essere sostituito dalla tecnologia. Io ho appena messo su Facebook un'intervista che mi ha fatto Business Insider, che è una pubblicazione specializzata tecnica che si occupa proprio delle nuove tecnologie e di come le nuove tecnologie possano andare mano nella mano con il cambiamento dei nostri lavori. A me è capitato di tradurre, non so se la conoscete o se siete a conoscenza, Sophie. Sapete chi è Sophie? Sophie è il primo esempio di robot creato sulla base dell'intelligenza artificiale. No? L'intelligenza artificiale è un settore che io vi consiglio di un po' così studiacchiare, se avete voglia, perché sarà un po' il nostro futuro, quello dell'intelligenza artificiale, delle applicazioni della robotica. La robotica, per esempio, è un'applicazione dell'intelligenza artificiale. Ci sono già dei sistemi, delle app dove tu addirittura oralmente dici delle parole e queste parole vengono tradotte. Io non ho nulla in contrario a questo. Tutto quello che può sgravare l'uomo dalla pedissequità del lavoro va benissimo, no? Cioè, se poi siete un turista e siete a Timbuktu, dove si parla una lingua sostanzialmente, diciamo, poco diffusa, e con un'app riuscite ad intessere una conversazione di base, ben venga. Io non sono affatto contro le tecnologie. Vi ho citato Sophie perché? Perché si è verificata al Palazzo dei 500 di Firenze una situazione un po' strana. C'era il convegno per la presentazione di questo robot. Questo robot è stato creato anche con un pizzico di marketing, perché cosa hanno fatto? Un bel viso di una bella signora, bionda, piacevole. Tra le altre cose, Sophie, quando vi risponde, ha tutta anche la mimica somatica, quindi riesce, a seconda della risposta, a fare delle espressioni di gioia, di dolore, di sorpresa. Quindi è molto interessante, perché sembra di interagire con una persona quasi vera, no? Sophie ha come software un software particolare, che è questo. Lei ha immagazzinate una serie di informazioni, tantissime. Per cui se io le chiedo: Sophie, quanti anni hai? Lei risponderà 30. Però se io comincio a rendere più complicata la mia domanda, Sophie magari si ritrova in una situazione di non sapere, il suo software non ha i bit di informazione necessari. Allora cosa fa? C'è il famoso software interattivo, cioè ti ribalta con una domanda tesa a avere quante più informazioni possibili da elaborare, in modo tale da poterti riproporre una risposta che abbia senso rispetto alla domanda che tu hai fatto. E uno dice: miracolo, no?
Benissimo, io però alla fine di questa traduzione simultanea mi sono permesso di fare una cosa che in genere non faccio e che però quella volta lì mi è venuta proprio naturale di fare, nel senso che io ho tradotto l'inventore di Sophie che faceva queste domande a Sophie, che rispondeva, insomma tutta l'interazione è andata avanti più di un'oretta, dopodiché ho detto sì, meravigliosa questa Sophie, però non si è accorta che siamo a Firenze e avrebbe potuto parlare italiano evitando a me la fatica di fare la traduzione simultanea. Ovviamente è scoppiata una risata in sala, però era uno spunto di riflessione, no? C'è sempre un livello di soglia anche nelle tecnologie che presuppone l'intervento umano, almeno fino a questo momento. Pensate più banalmente a una parola che può essere rubino. Se io sposto l'accento e la faccio diventare rubino, cambia completamente il contesto. Una non la puoi usare, c'è solamente, no, c'è una disfonia, c'è una una parola che vuol dire due mondi completamente diversi. Allora, l'interprete la coglie questa cosa, la macchina deve essere programmata. Poi, ben venga, io per carità uso questo telefonino migliaia di volte al giorno, ho qui dei vocabolari, ho qui dei glossari, ho dei riferimenti. Meraviglioso, ci serve tantissimo. Io quando ho iniziato ed ero a Bruxelles mi sono comprato una bicicletta e tutte le volte che non sapevo una cosa dovevo andarmene in bicicletta in biblioteca, consultare un po' di volumi, perdere una mezza giornata magari per sapere che cosa significasse una parola. Ecco, quindi da questo punto di vista, welcome, no? Vi vedo dubbiosi. Mi dica. Allora, quali lingue so e che corsi ho fatto? Della mia preparazione scolastica non vi dico nulla, perché avendo io 62 anni, se vi parlo di come mi sono preparato io, vi parlo dei dinosauri. Molte delle cose che io ho fatto non esistono neanche più. L'ordinamento scolastico è cambiato 4-5 volte, per cui è chiaro che a livello di corsi e a livello di possibilità voi avete delle possibilità che io non ho mai avuto. A livello di lingue, le lingue che io conosco e che uso professionalmente sono l'italiano, che deve essere saputo benissimo, perché non esiste un linguista che non sappia bene la propria lingua madre. Ricordatevelo, la lingua madre deve essere, direi non perfetta, è una parolona, ma insomma, lancio un appello e faccio una parentesi. È bellissimo usare delle espressioni che sono comunemente usate da tutti e che hanno a che vedere con la zona dei genitali e robe del genere. Sono però delle espressioni che se usate possono voler dire un arcobaleno di parole e di situazioni, però vi impoveriscono, perché a furia di dire due cose che possono voler dire felicità, infelicità, star bene, star male, andar qui, andar là, voi non vi ricordate più i verbi, gli aggettivi, i nomi. E l'italiano è una lingua bellissima, l'italiano è una lingua che ha delle radici greco-latine e che ha una pletora di possibilità espressive. Usatele. Cioè, usate le parole, non incistatevi sui jargon, no? Come dicono gli inglesi, sui microlinguaggi. Cercate di, in tutte le espressioni della vostra vita, essere il più completi possibili. Poi, le lingue che io conosco sono l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, che sono le mie lingue di lavoro. Poi ho studiato cinese e ho studiato un po' di arabo anche. Perché? Perché appunto, come dicevamo prima, per ritornare a quello che diceva la vostra collega, se devi creare dell'empatia, devi capire
devi capire. Allora, a me sarebbe piaciuto tantissimo se avessi trovato qualcuno che mi avesse finanziato, sarei partito in Cina. La prima volta che ci andai era nel 1982, io lavoravo per le Nazioni Unite, ci fu una delegazione mandata lì, la Cina era chiusa, io facevo da interprete sulle cinque lingue occidentali, facendo come lingua di cavallo l'inglese, perché poi c'era l'interprete cinese inglese, quindi spesso si lavora anche con queste lingue ponte che noi chiamiamo di relais, no? Di collegamento, quindi a maggior ragione ti devi fidare del collega che ti dà la traduzione dal cinese all'inglese, perché se quello non funziona poi non funzioni neanche tu su tutte le altre lingue. Però ecco, la prima volta che io andai in Cina andai a Shanghai, e Shanghai era in condizioni feudali, cioè non c'erano macchine, c'erano solo biciclette, c'erano qualche autobus e insomma non era la Shanghai di oggi. Però capii che questo paese, e anche ecco, ritorniamo all'intuizione, un interprete deve essere intuitivo, una persona che fa questo tipo di lavoro deve capire lo zeitgeist, no? Cioè lo spirito del tempo, quello che c'è in giro, le tendenze, deve essere bravo a capire quello che starà diventando, sta per diventare e carpirlo. E io lì capii che il cinese e i cinesi, una volta aperte le frontiere, sarebbero diventati una potenza. E allora, siccome stavo a New York City, vivevo a New York City, andai alla Columbia University, mi pagai questo corso di cinese e cominciai a studiare il cinese, che è una lingua affascinantissima. E purtroppo lo studiai per un anno e mezzo solo, per cui la mia conoscenza del cinese è quella di un bambino di 3 anni, di 2 anni, non è assolutamente possibile farlo professionalmente. Però mi ha permesso che cosa? Di capire la mentalità dei cinesi, cioè come i cinesi ragionano, perché così come io ogni volta che vado in un paese che non conosco, vado in un supermercato per vedere cosa mangia la gente, altrettanto capire la struttura di una lingua ti permette un po' di scavare dentro il cervello della gente che la parla, no? Cioè come tu strutturi le tue idee, come qual è il tuo rapporto con i tempi verbali passati, come si dice il futuro, ti dà tutta una serie di indicazioni preziose per capire la psicologia delle persone con le quali tu hai a che fare. Studiare fa sempre bene, perché ti permette di acquisire informazioni ulteriori. E questo mi è molto servito, per esempio io alle Nazioni Unite, adesso interrompiamo, quando avevo a che fare con un gruppo di cinesi, cercavo di strutturare il mio inglese in modo tale che fosse intelligibile per loro. Quindi magari non era puro al 100%, però era intelligibile, era comprensibile. Ora, mi dicono che il tempo è scaduto, voi avrete tantissime altre robe da fare. Io l'applauso devo farlo a voi, vi ringrazio davvero tantissimo per l'attenzione e vi auguro una bellissima vita piena di successo. Bravi. Arrivederci. Arrivederci.